Può un console gamer riuscire a vedere la differenza fra 30, 60 e 144 fps? Nel video precedente ci siamo resi conto di come una persona assolutamente non avvezza ai videogiochi, che non gioca, ma seriamente mai, riesce a capire una certa differenza di fluidità. Ma nell'episodio di oggi, beh, ci sarà qualche sorpresa abbastanza interessante. Ma prima di andare al vivo del video, vi ricordo che c'è lo sponsor e dura 45 secondi. Se volete potete skipparlo, ma io, come sempre, vi consiglio di non farlo. CDKey Deals è il sito dal quale acquistare le chiavi per i vostri videogiochi e i vostri software. Grazie alla loro promozione Back to School potrete avere fino al 30% su una marea di software utili a tutti gli studenti. Basterà cercare il prodotto da voi desiderato nella barra di ricerca, selezionare tra i prodotti che usciranno appunto dalla ricerca e inserire il fantastico codice sconto G30 per un ulteriore 30% di sconto su un prezzo già molto conveniente. Continuare poi col vostro ordine, scegliere il metodo di pagamento da voi preferito, rendervi conto di come nel vostro user center sia già presente la chiave del software da voi acquistato. Basterà dopo copiare la chiave del vostro software, scrivere attivazione nella barra di ricerca di Windows e incollarla nella casella corrispondente. CDKey Deals, che storia! Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e vi ricordo che ho aperto un secondo canale su YouTube, c'è un link in descrizione che vi porta a tutti i miei social, quindi andate, cliccatelo, seguitemi, fate cose belle per stare più in contatto con me, per essere una bella community tutta quanta felice, tutti quanti bellini ciccini sofficini. Ho deciso di rompere le scatole oggi a mio fratello. Ciao, io sono Willy, seguitemi su Instagram. Che gioca da console, da una vita ha sempre giocato alle console, per un breve lasso di tempo è approdato sul mondo del PC gaming quando avevamo un computer condiviso che era in grado di giocare a 60 frame al secondo in qualsiasi gioco senza problemi, ma da allora ha sempre giocato con Xbox One e PS4 Pro. Quindi le mie previsioni erano che sarebbe tranquillamente riuscito a vedere la differenza fra 30 e 60 fps, tra 60 e 144 fps ci sarebbe riuscito, forse con qualche difficoltà, non lo so, la metodologia è sempre la stessa, lui avrà 5 tentativi, riusciremo poi a vedere quanti tentativi indovina, ma basta cianciare e ciancio alle bande e andiamo direttamente al vivo del video. Come il video dell'altra volta, lui adesso sa il frame rate a cui sta andando il gioco, metti un attimo le impostazioni. Adesso mantieni questa asciugamano. C'hai i tasti strani. È vero. In pratica, adesso il gioco sta andando a 360 fps. Sei bellissimo. 360 fps. Sono appena svegliato. Adesso lui farà una cosa: si coprirà gli occhi. Quindi copriti gli occhi. Io scelgo un frame rate casuale fra 30, 60 e 144. E tu devi riuscire a capire a che frame rate andiamo, ok? Primo tentativo di 5. Prego. 5 tentativi. 5 tentativi. Ah, miseria, siamo qua fino a domani. Vai, vai. La scelta tra quant'è? 30, 60 e 144. Secondo te questo qua quant'è? Io ti dico 60. Perché 60 secondo te? Perché ti dico che è giusto. Sì. Ok. Perché me lo sento. Vabbè, però ricordiamo che tu comunque giochi da console, quindi sei abituato più o meno a quel frame rate tra i 40 e i 60 qualche volta, giusto? Quindi questa ti sembra una cosa abbastanza familiare? Sì. Ok. Adesso vado a fiducia, a me non interessa. Vabbè, comunque questo qua è 60. Yeah. A posto. Primo tentativo andato, copriti gli occhi. Sono fortissimo. Adesso 4 errori su 4. È possibilissimo. Vai, vai, copriti gli occhi. Allora, problemi tecnici a parte, adesso facciamo il secondo tentativo. Il primo era 60 frame al secondo e lui l'ha indovinato. Adesso vediamo di provare la seconda volta. Ok, prego. Ok. Il fatto che me lo stai facendo fare con un asciugamano davanti agli occhi, io non so cosa tu ci abbia fatto con questo asciugamano. Estremamente professionale. Hashtag mezzi professionali. Mi preoccupa. A che frame rate andiamo secondo te? Aspetta un attimo che ci penso. Veloce, che non posso fare tagli, sennò la gente dice che è imbroglio, che te lo dico che frame rate. Ah, ok. Io ti dico. Sì. Siamo ancora a 60. Bravo, perfetto. Sono fortissimo. Bravissimo. Ma è inutile fare questa sfida. Ottimo, perfetto. È inutile.
Perfetto, bravi. No, volevo dire se effettivamente prima era stato solamente un lucky guess o è stata una cosa ponderata. Si dice culo in gergo tecnico. Secondo tentativo andato. Proviamo col terzo. Allora. Ok, prova adesso. Vedi un po'. Terzo tentativo. Ti dico subito che io noto una differenza enorme. Proprio. Secondo te? Non lo so. Guarda, è estremamente semplice da capire. 30. Veramente. No, non lo so. Prendo. No, sì, vabbè, sbagliato. Quanto è? 144. Questo è 144. Perché 30? Ma perché hai tirato a indovinare? Sì. Allora, non è cambiato niente per me rispetto a prima in realtà. Cioè tu mi stai dicendo che da 60 frame al secondo a 144 per te non è cambiato niente. Sì. Io prima lo vedevo laggare, mi dava fastidissimo agli occhi. Ok. Ma aspetta, ti do un consiglio per vedere, per capire meglio. Guarda, basta fare così con la levetta analogica. Ok. Basta fare così. Copriti gli occhi. Ora ti facciamo, il quarto tentativo. Il terzo tentativo non è andato proprio a buon fine. Ok. Va benissimo. Basta che mi rimetti i 60, te li prendo tutti. Sono fortissimo sui 60. Vai un po', vai. E adesso? Dove devo andare? 30. Perché? Perché lo vedo che è 30. Ah sì? Da cosa lo vedi? Ah, ho visto la palla all'improvviso andava piano piano verso l'angolo. Guarda quanto è brutto. Molto triste. Che beh, sembra la PlayStation 1. Visto che... È bravissimo. Questi qua sono 30 frame al secondo. Un remake HD della PlayStation. Bravissimo però. Bravissimo, sono 30 frame al secondo. Adesso riproviamo l'ultima volta. Pronto? Vai, tua. Qua ultimo adesso. Tentativo, questo è il quinto. Qua o la va o la spacca. Vabbè, questi cacchi. Cioè, io comunque ho indovinato 3 su 5, anche se sbaglio. Ma non è una sfida, indovina più. Ma come più no? Allora, che sono venuto a fare? Scusa. Per prendere i soldi e vedere soldi? Quello che poi avrai. Non è vero. E vedere se riesci a capire. Da testimoni. Vedere se riesci a capire la differenza e da cosa lo capisci. Mi deve dei soldi. Come ti ho detto, bravo. Secondo te questo quant'è? E ti dico che mi hai fatto il tranello, quindi è 60 un'altra volta. No, non è 60. Allora niente. È 144. Ho detto, me 60 e 144 non cambia niente. Ma come fa a non cambiare niente? Che vuoi. Vai un attimo nelle impostazioni, scusa. Vai impostazioni, video, sotto a tutto, guarda. 144, vai a 60. Ok. Come fa a non cambiare niente? Cioè tu qua non lo vedi leggerissimamente a scatti rispetto a 144? No. Vabbò. Ok. Ti posso dire che a me così dà estremamente fastidio. Cambiami gli occhi. Comunque, abbiamo fatto il secondo video di questa serie e abbiamo visto che un console player i 60 frame al secondo li acchiappa sempre e comunque. Però per te hai detto che non c'è differenza fra 60 e 144. No. Va bene. Poi vabbè, sono io che sono strano, tutto quello che volete, però... Non è che sei strano, secondo me è... di solito è l'esposizione a un certo frame rate per maniera prolungata. Cioè nel senso, se tu sei stato che abituato... Che ti sminchia tutto. Bravo, se sei stato abituato sin da piccolo a giocare a 30 frame al secondo o a 60 frame al secondo, per te è più difficile adattarti... Ha un frame rate diverso. Però lo vedi subito. Capito qual è la cosa? Perché pure Giada nel video precedente è riuscita a capire la differenza fra i vari frame rate. Ovviamente non a capirlo in maniera matematica e dire questi qua sono 60, questi è 40, questi è 130. Però voglio dire, in qualche modo l'ha capito. Cioè tu non noti nemmeno fluidità diversa queste cose qua? No. Va bene, ok. Sono io che ho un problema. Ok. E vabbè, allora possiamo dire concluso questo esperimento. Vabbè, chi ha vinto? Ho vinto io. No, boh, non lo so. Non lo so chi ha vinto, sinceramente. Vabbè, ho vinto io. Comunque, raga, questo era il secondo video di questa serie. Nel terzo video cerco di cimentarmi io in questa sfida. Però, sarà diversa perché vedremo la differenza fra 30, 60, 144, 240 e 360 frame al secondo. Vedremo se riuscirò a capire la differenza fra questi 5 frame rate. Magari mi aiuti tu. Mi hai sputato sul braccio. Scusami, aspetta, lo pulisco. No, credo. Magari mi aiuti tu. Ho un asciugamano. Ah, ok, un asciugamano. E lo sai cosa devono fare gli amici a casa? Andare a dormire perché è tardi. No, mettere mi piace. Ah, ok. Iscriversi al canale. Ok. E poi? Poi?
Nindondan. Il campanile. Accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Vabbè, tutta cosa che io non faccio, quindi. Sì, lo so, lui potete sapere è mio fratello, ma è il mio primo hater. Detto ciò, ci vediamo un prossimo video, sempre qui col vostro G, sempre qui sul punto di G. Andate a iscrivervi al canale di gaming, che è nato da poco. I link sono tutti quanti in descrizione, cioè ce n'è uno che porta tutti quanti i link. Il punto di gaming. Il punto di gaming. E ci vediamo alla prossima. Ah, si chiama veramente così? Sì, il punto di gaming. Ok. Ok. Saluta. Ciao. Ciao ciao belli. Ciao.